Volete iniziare a investire, ma non sapete da dove partire. Vi rivolgete a un consulente finanziario, ma non sapete se i consigli che vi darà sono i migliori per voi. Avete un'idea di cosa sia la consulenza finanziaria, ma faticate a reperire informazioni accurate. Ciao, sono Giulia Armellini e oggi vi voglio dare qualche consiglio pratico per aiutarvi a individuare il consulente finanziario migliore per voi. Vi ricordo che prima del 2018 un risparmiatore italiano solitamente si affidava al promotore finanziario della propria banca. Invece oggi è possibile affidarsi a un consulente finanziario indipendente che non vende nessun prodotto finanziario e non è legato a nessun intermediario. La sua unica remunerazione è la parcella che gli paga il cliente, come già accade per qualsiasi professionista. Vediamo insieme le principali domande che dovresti fare a un consulente finanziario prima di decidere se affidarti o meno a lui. Questa domanda vi permette di sapere con chi vi state relazionando. Un consulente che lavora per una banca o rete o un consulente indipendente o autonomo dalla banca. Questa domanda ti permette anche di sapere se il tuo consulente è un abusivo, ovvero che non è iscritto a nessun albo e quindi non è vigilato. È importante però sapere che esistono anche consulenti finanziari dipendenti della banca, che possono fare consulenza finanziaria solo negli uffici della banca, quindi non possono venire a casa tua. Se il consulente finanziario è un agente di vendita, il suo compenso deriva dalle commissioni o provvigioni derivanti dalla vendita del prodotto o servizio. Se il consulente è un dipendente bancario, il suo compenso deriva dallo stipendio più un bonus legato alla vendita dei prodotti. Se il consulente è indipendente o autonomo, il suo compenso deriva dalla parcella professionale che il cliente gli paga. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, private banker, family banker, funzionario di banca, riceve una provvigione o incentivo sulla vendita dei prodotti e servizi collocati dalla banca dalla quale ha ricevuto il mandato di vendita o della quale è dipendente. Il risparmiatore non è sempre cosciente del costo prelevato dai suoi investimenti. Oggi il risparmiatore può sapere quanto costano i suoi investimenti ed è indicato per legge all'interno dell'informativa che gli viene messa a disposizione. Non è sempre però così facile capire quanto si è pagato in costi e commissioni in un anno e su questo punto abbiamo fatto un video sui rendiconti dei costi 2020 che trovate qui su YouTube. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o agente di vendita, nel momento in cui cambia banca o intermediario per cui lavora, spesso trasferisce il suo pacchetto clienti alla nuova realtà per cui andrà a lavorare. Oppure il cliente si trova assegnato un altro consulente. Nel primo caso si trova a dover vendere i suoi investimenti e ad acquistare quelli proposti dalla nuova banca per ricevere commissioni di vendita. Per legge, un agente di vendita o un monomandatario può lavorare per solo una banca o intermediario. Consiglia i prodotti della propria banca o con cui la banca accordi commerciali e da questo riceve commissioni. L'agente di vendita o mandatario chiamato in Italia consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, data l'appartenenza a una struttura commerciale, è tenuto a rendere del suo operato ai suoi referenti interni. Il cliente infatti è per contratto cliente della banca, non del consulente abilitato all'offerta fuori sede. In base alle risposte che riceverete, avrete compreso appieno il consulente finanziario che si trova davanti a voi e soprattutto sarete in grado di fare una scelta consapevole nel momento in cui deciderete di affidarvi eventualmente a un professionista. Se avete domande o dubbi su queste domande o sulle risposte che riceverete, lasciatemi un commento qui sotto e ci vediamo ai prossimi video. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Iscrivetevi al nostro canale YouTube per non perdere nessun prossimo contenuto. Vi ricordo che siamo anche su Instagram e potete seguirci su tutte le piattaforme social. Alla prossima!